Ciao a tutti, come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è l'enormo e oggi con questo interattivo andremo a cercare di scoprire quale incontro inatteso sta per verificarsi nella vostra vita. Vi ricordo innanzitutto che sono stese generali, senza distinzione di genere, di orientamento, rivolte a tutti, per comodità utilizzeremo sempre la carta 29 della Dama, quindi ci rappresenta tutti. Chiunque voi siate è quella di riferimento, mentre il 28, la carta 28 del gentiluomo, rappresenta l'altra persona. Questo sempre per maggiore chiarezza, se no diventerebbe insomma un po' faticoso continuare a cambiare di prospettiva. Ci sono due varianti anche questa volta, il bivio e il bouquet. Potete scegliere quella che preferite, trovate poi nella descrizione del video i punti esatti della appunto del video in cui inizia la variante che avete scelto. Vi ricordo che per adesso i corsi online sono in pausa, riprenderanno naturalmente quando alla fine delle vacanze, per chi le fa. Nel frattempo vi ricordo il 28 e 29 settembre alla Libreria Esoterica il corso su amore, relazioni e personalità con il Petit Lenormand, quindi è un approccio sempre anche comunque da principiante, si parte a zero sul Petit Lenormand, ma dove appunto andremo molto a fondo con delle stese nuove che non ho mai fatto sul canale, che possano farci capire meglio noi stessi, gli altri e il nostro tipo di relazione, capire anche che possibilità può avere una relazione sentimentale, non sentimentale, insomma è un corso, dico sempre, al quale io tengo molto perché veramente dà l'idea delle grandi potenzialità che ha questo piccolo mazzo di Sibille e che sa essere veramente molto preciso in questi casi. Quindi mi raccomando, trovate tutte le informazioni sul sito cartomantic.com o naturalmente sul sito della libreria esoterica. Quindi mi raccomando, vi aspetto tutti anche il 13 settembre per chi vi volesse, ci sarà un appuntamento in presenza alla libreria esoterica dove potrete farmi domande, comunque ci potremo confrontare e comunque potremo anche magari o conoscerci o ritrovarci. Anche qui nella descrizione e sul sito della libreria trovate tutto. Bene, allora iniziamo con questo. Volevo anche dire che tra oggi e domani, adesso dipende da quando riesco, magari nel momento in cui esce il video è già successo, però usciranno degli shorts e saranno anche dei reels su Instagram, alcuni shorts tradizionali come già ho fatto in passato, altri sono proprio invece di spiegazioni e di risposte alle tantissime domande sul modo di interpretare il Petit Lenormand, soprattutto in determinati casi, con determinati abbinamenti. Ho raccolto un po' e sto continuando a raccogliere un po' tutte le domande che mi state facendo e che mi avete fatto nel corso degli anni. Quindi saranno due tipi di shorts, spero di non deludere una volta o l'altra che si aspetta, magari la previsione si trova no, la frittatina di spiegazioni e viceversa, insomma cercherò di alternare perché insomma come avevo detto era già nelle intenzioni. Bene, con questo ho detto tutto, spero il tempo di scegliere la variante l'avete avuto, se non l'avete fatto perché mi avete ascoltato vi ringrazio, è arrivato però ora il momento di farlo, potete mettere il video in pausa, io come sempre faccio conto che già abbiate scelto, partiamo col bivio, che non è una carta molto amata, invece a me piace tantissimo, anche se mi mette un po' in agitazione da brava persona insicura che sono, ma insomma è una carta che lascia aperto un po' alle varie possibilità, no? È un po' il nostro gatto di Schrödinger. Vediamo qual è la situazione di partenza, quale incontro del tutto inatteso state per fare, quindi vediamo di che cosa stiamo parlando. Beh, insomma, poi non mi dite che ma io volevo il lavoro. Voi avete ragione, però le energie collettive questo hanno tirato fuori. Chiamiamo le anime gemelle, chiamiamo la persona di cui siete innamorati, persona di cui siete stati magari innamorati. Comunque qui ci dicono l'argomento e l'energia è quello di una situazione sentimentale. Se è del tutto inatteso, spero che sia gradito, perché insomma tutto è possibile. Vediamo un po'. Ecco,
La lotta al di là dell'illusione. Allora, secondo me qui è qualcuno che adesso sarà inaspettato, ma forse perché avete perso le speranze. Qui è qualcuno che avete cercato di incontrare. E magari ci avete messo pure anche un po' di impegno. Sta di fatto che la stessa energia può essere applicata anche a questa persona. Quindi forse è un po' che anche magari mascherando cercate di incontrarvi, quindi in atteso, nel senso che fino adesso è andata buca, però proprio in atteso no, secondo me dall'altra parte un po' di intenzione potrebbe anche esserci. Vediamo un po', qui c'è stato qualcosa, poi qui zut, silenzio, e poi è come se adesso vi stesse facendo pace con l'idea, vabbè, insomma, pazienza, è andata come doveva andare, faccio un po' fatica a digerirla, però è bene che mi metta in pace, siete così. Qui se arriva l'incontro, mi viene proprio. Allora, vediamo un po', mentale e silenzio, che personcina simpatica. Allora, questa persona comunque prova ancora qualcosa per voi, è come se vi sentisse, forse ha sentito anche che voi avete sperato di incontrarlo, di rivederla per un po'. C'è questo mentale sulla vostra chiusura che mi fa un po' sorridere, come se adesso si stesse dicendo, beh, non mi cerca più. No, caro, che non ti cerca più, fuori di prendere badili sul naso, forse uno dopo un po' la smette, no? Però come se ci fosse una sorta di delusione. Cioè, ma come? Io che sono sempre stato in cima ai suoi pensieri, cos'è sta cosa? E difatti questo silenzio, voi sapete che questa carta è sempre è un silenzio finto, nel senso è quel silenzio che c'è appena prima di qualcosa che si manifesta. Sta pensando di fare qualcosa. Beh, lo ringrazio perché se è la persona che dovete incontrare vuol dire che sta per darmi ragione. Allora, controllo, stress, ma chi è sta persona qui? Abbondanza. Ah, bene, bene, cioè questa è una persona che si è caricata a molla perché voi avete smesso di manifestare interesse. Si può dire anche in altri modi, siccome percepisce forte le vostre emozioni, ha sentito un calo. Ha sentito che state cambiando direzione, infatti voi avete la nuova visione, state lasciando andare o comunque vi state cercando di fare una ragione di questa cosa. Non sia mai. Allora guarda, guarda, io non ho più il controllo, allora devo rimediare, come non sono più al centro dei suoi pensieri. Sono le classiche persone che per far qualcosa devono vedersela brutta. Vabbè. Ecco qua, qui abbiamo la constatazione dei propri errori che tira fuori l'abbondanza. È chiaro come il sole sta cosa. È qualcuno che avete smesso di cercare o che avete smesso di incontrare per caso, no? Molto per caso. Magari avete anche a volte mosso comuni amici, insomma avete cercato di niente. Adesso avete detto, vabbè, sai che c'è, me ne sto a casa o vado a cercare qualcun altro. E qui c'è questa ferita dell'ego, dice come non mi cerca più. Poverino, guarda qui. Cioè, che peccato, avrebbe potuto essere una storia così bella, ma Schiaffoni mi ha preso persona così. Ma come? Allora, la gente, siamo anche noi, perché noi qua vediamo situazioni di altri, ma chissà quante volte ognuno di noi ha fatto la stessa cosa, quindi non è che siamo noi e la gente, siamo tutti così. E certo, guarda un po' adesso, questa cosa forza proprio. Questo secondo me non è la carta dell'incontro, però è un'energia di proporsi, no? Di essere così anche un po' intraprendenti, un po' civettoni, guarda un po' qua. La cosa che mi fa piacere è che non è che voi avete detto cambio strada e
E poi magari facendo così arriva, no? Voi avete proprio, se non rinunciato, desistito. Infatti ancora, sempre tenendo presente che qui la carta 29, le regine, sono quelle che rappresentano il tutto, quindi tutti noi, voi ormai regina di bastoni, quindi insomma, persona di fascino, anche un po' streghetta, quindi insomma con questa capacità di affascinare anche intelletto, che ormai si è messa l'anima in pace e cambia, sta meditando proprio di vedere la cosa da un altro punto di vista. Quindi voi non ve l'aspettate perché siete nel pieno processo di cambiamento, stai dicendo vabbè, è andata come è andata, no? E quindi acquisite fascino ai suoi occhi, quindi ha notato che voi siete un po' spariti dall'universo mondo. Poteva essere qualcuno magari con cui avete avuto una storia e che avete magari cercato per un po', magari anche con delle scuse. Può essere qualcuno invece che vi piaceva, con cui non è mai partito niente e che cercavate di incontrare. O magari qualcuno che faceva parte di un circolo di amicizie che avete smesso di frequentare perché siete un po' stanchi di sbattere la testa, no? Contro un muro. Oppure, allora, visto che c'è uscita questa, anche qualcuno con cui c'era qualcosa, ma le cose non funzionavano, e voi avete smesso di cercarlo, chissà, proprio magari in seguito a un suo momento di assenza ingiustificata, e avete detto: bene, rimani dove sei. E qui è finita la comfort zone per questa persona. Stiamo capendo chi è qua, se, perché allora o è così o non è la vostra variante. Qui è talmente chiara che non è che ci sono altre possibilità. Qui si tratta di una persona che ha avuto la chiarissima, più che percezione, io direi proprio la conferma che qualcosa è cambiato, che voi, vostro malgrado, perché secondo me avete ancora dei sentimenti, avete detto lascio andare. Mamma mia. Eccolo lì. C'è pure uscito. Beh, allora io qua direi che andiamo intanto a vedere cosa succede, ma qui vi prendete proprio la soddisfazione di notare che quest'uomo, questa donna sono ancora rimasti là quando erano al centro della vostra attenzione e ci stava benissimo, quindi era una lusinga sapere che per voi era importante, che voi eravate in attesa di qualcosa, che voi eravate sempre lì a ogni volta ridare carburante al suo ego, che adesso non vedo molto bene, quindi questa persona la incontrate. In modo inaspettato perché voi non vi aspettate più niente. Quindi è questo l'inatteso. Forse adesso se ascoltate l'interattivo magari un pochino più di attesa c'è, però diciamo che è qualcuno per cui ora siete in silenzio, non ci sono contatti, continuate a pensarci. Eppure lui o lei continua a pensarci. E la cosa che è assurda perché veramente la gente. E ripeto, pure noi, però a volte facciamo cose strane. Sotto c'è questa luna. La luna è nella sua posizione ideale e questa mi dà connessioni, attrazioni, anche telepatia. Quindi vi sentite, questa persona vi sente ed è questo il motivo per cui è così in crisi. Non è solo il fatto che non ci siano segnali concreti da parte vostra, sente anche che voi avete scelto di distaccarsi, quindi il suo ego in questo momento è massacrato, quindi l'incontro è con questa persona. O avete una persona di questo tipo nella vostra vita, o lo ripeto, è talmente chiara che questa non è la vostra variante. Andate ad ascoltare l'altra, ok?
Ok, qui è proprio raramente dico queste cose, lo so, però quando va detto, qua è talmente chiara che non ci sono alternative. Dove incontrate questa persona? Attenzione, perché qui può essere innanzitutto o vicino a una chiesa, o in chiesa, se, o comunque in un luogo sacro, quindi può essere anche, lo so che fa molto romanzo gotico, però può anche essere vicino a un cimitero, oppure comunque vicino a un luogo sacro o durante lo svolgimento di un rito sacro. Altrimenti cambiamo, lo so che la carta dell'incrocio è questa, però a volte nelle mie stese, ognuno sapete che ha le sue occorrenze e ricorrenze nelle stese, questo può essere anche un incrocio, ma presso un luogo istituzionale, municipio, la scuola, l'ospedale potrebbe essere anche perché è dove si curano le malattie, insomma, quindi vicino a posti così. Sicuramente non lo incontrate in spiaggia, non lo incontrate in un parco, tantomeno in un centro commerciale, ok? Quindi qui sono zone ben precise. Come mai lo incontrate? Io ve lo dicevo, qui non è un caso. Allora, è come se sapesse, non vi allarmate però, i vostri spostamenti, ma non perché vi stia pedinando, è perché più o meno sa dove vi può incontrare. Non sto parlando di luoghi particolari, il fatto che sia vicino a posti così vuol dire che magari passate per un posto del genere, tra quelli che ho menzionato, quando andate al lavoro, quando tornate a casa, quando andate da un amico, quindi sa che esiste un punto in cui passate. Casualmente sta là. Ecco, quindi secondo me non è che vi incrociate perché la sincronicità vuole che mentre questa persona sbuca da una parte, voi sbucate dall'altra. Qui mi sa un po' di appostamento tipo vi il coyote, voi passate, vedete di non fare bip bip e di andare via perché vi sta aspettando. Se questa persona vi interessa, state lì, ecco, salta fuori. Qui l'atteggiamento sarà un po' da o bel tenebroso se è un uomo o da donna del mistero se si tratta di una donna, quindi Ato, anche tu qui sapessi cosa mi sta capitando, sono un po' tra il vittimone e l'eroe romantico, l'eroina romantica, per attirare, recuperare l'attenzione su di sé, perché qui sta vivendo come una mazzata il fatto che per quello che percepisce le sue azioni presso di voi sono calate di brutto, quindi c'è strategia in questo incontro, c'è premeditazione, per voi è inaspettato, però ripeto, forse adesso un po' meno. Però tenete presente, insomma, che sta per arrivare di nuovo. E non è l'oggetto di questo interattivo. Non mi aspetterei che dopo questo incontro allora tornasse l'assiduità nelle frequentazioni, perché è una persona che comunque sta cercando di recuperare l'attenzione su di sé, quindi potrebbe darsi che sparisca ancora un po' e poi riappaia. Questa volta è fatta apposta, ok? Ed è questo il vero motivo. Tempi brevissimi, perché li ho settati io, primo, e quindi l'ho detto, state per. E poi perché comunque, come vedete, è già tutto preparato. Quindi sta per manifestarsi. Cosa succede se sapete che in questo momento questa persona non è dove siete voi? Se per esempio voi siete via dal vostro posto abituale, siete in vacanza e questa persona no, appena tornate, cioè nel momento più vicino possibile a quello in cui state ascoltando questo interattivo. Bene, hai visto, guarda, proprio è vero, vecchi detti, come mi diceva mio nonno, in amore vince chi fugge, lo so, però qui voi non state fuggendo, vi siete proprio scoraggiati, però allo stesso tempo, guarda un po', è stata percepita così. Quindi, bivio con bivio, se avete scelto il bivio, è proprio lì,
un po' che ve la trovate sta persona, per cui a breve, e nel frattempo mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete il like e iscrivetevi al canale. Seguitemi su Facebook, su Instagram, presto arriveranno appunto queste novità. Nel frattempo io vi ringrazio e faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Vediamo per voi che avete scelto il bouquet quale incontro del tutto inatteso sta per verificarsi nella vostra vita. Imminente, tempi brevi, è estate, non abbiamo voglia di aspettare, già fa caldo, andiamo a vedere qualcosa di rapido, non che d'inverno per forza bisogna fare le cose di 6 mesi, però insomma sono video che cerco di fare proprio in linea con l'estate. Io stessa non avrei voglia adesso di vedere se fra 6 mesi incontro di nuovo qualcuno. Qui round and round and round, qui ci si gira attorno, o questa persona vi sta girando attorno e non ve l'aspettate, o chissà, è un po' che aspettate, che ci girate intorno ma non succede niente. È qualcuno che vi aspettate ma in questo momento no, ecco, diciamo, cui sperate ma in questo momento non vi aspettate. Sempre comunque aperta la possibilità che si tratti di un incontro con qualcuno di assolutamente nuovo e dal sfolgorante fascino che state aspettando da mo'. Può essere anche quello. Allora, ricettività e vite anteriori. Mi magno subito quello che ho detto. Qui è qualcuno dal passato. Qui preciso che ancora di amore non se ne parla. Quindi qualcuno che sta aspettando di vedervi, magari è il nostro capo che vi fa gli appostamenti perché vuole proporvi qualcosa. Ci credo poco, però comunque ricettività e vite anteriori. È qualcuno che è come se stesse richiamando o ricevendo dal passato, no? Vediamo le vostre energie. Ui. Ah. Beh. Allora, vi pesa questo ritardo, questo continuo. Questo è proprio il round and round, perché è una procrastinazione, no? Procrastinazione vuol dire adesso, no, dopo, no, dopo, no, dopo, no, dopo. Come energia non è molto diversa. Questa è un po' più assediante, se vogliamo, senza mai arrivare al punto. Mentre però comunque è in ogni caso non centrare mai l'obiettivo, questo vi pesa da un po'. Quindi secondo me è qualcuno che viene proprio dal passato. Oh, che sei risvegliato, buongiorno. Salve, sono l'integrazione. Vorrei trasformare questa situazione e dare uno sblocco. Oh, ma guarda, ben alzato. Si tratta qui di qualcuno che evidentemente in voi aveva generato e ha tuttora lasciato questa situazione di peso, perché forse per voi era un caso perso prima ancora di cominciare. Siamo ancora nel campo delle mille e mille possibilità. A me risuona come qualcuno che aveva risvegliato il vostro interesse, forse avevate visto una reciprocità di questo interesse, ma poi alla fine avete gettato la spugna. E qui qualcuno che si è svegliato e dice: oh, guarda, creatore. La lotta e la coscienza. Allora, sicuramente le energie adesso sono molto più pimpanti, però c'è un qualche cosa che blocca come c'era prima. Forse adesso qui c'è uno sfasamento dei tempi. O voi a un certo punto avete capito qual era il blocco e avete lasciato perdere, e nel momento in cui avete lasciato perdere però si è sbloccato quel qualcosa, e allora scusate, ma forse siete più fortunati al gioco, oppure qui è un lascio andare e si manifesta, che mi sembra la cosa più probabile. Quindi qui c'è un esservi reciprocamente girati attorno, esservi girati attorno.
per molto tempo fino a che è diventato un'impresa e riuscire a parlarsi, a capirsi, a sondare se l'altro provava dell'interesse o meno, e poi voi avete detto, beh, si vede che non interessa, dall'altra parte ha detto, no, beh, aspetta, allora magari è il caso che, come sempre, però qui ci sono degli ostacoli ancora, c'è qualcosa che non mi torna, non è soltanto un fatto di timidezza o di poca fortuna, qui c'è qualcosa, perché vedete che c'è la lotta e la coscienza, c'è qualcosa di forte che sembra aver bloccato. Urca è il peso della lotta interiore. Ma una cosa facile mai, eh? Dunque, vediamo. Sì, qui la situazione è rimasta in balia di altre forze, in attesa e nella speranza, ma senza che nulla si sbloccasse. Vediamo un attimo che qui tarocchi, perché se me lo confermano, speriamo che lo confermino, perché se no è una strada un po' impervia quella. Oh, siete stati bravissimi, grazie. Era proprio questa che volevo. Adesso ovviamente vi spiego anche perché non sono qui a parlare da sola. Eccolo qui. Un ritorno col cavallo di spade. Qui qualcuno che vi insegue per dirvi, ehi, non è più così. Non è più così. Qui c'è stata una chiusura. Questa è una persona che era impegnata. Con calma, se l'è presa con calma. Non sa bene che cosa aspettarsi da voi. Motivo per il quale non si sta facendo viva. Allora, questa è una persona con cui niente è mai partito perché voi avete capito, saputo o diciamo, magari lo sapevate anche prima, avete reputato che non fosse il caso di iniziare qualcosa o di portare avanti qualcosa se già c'era stato un inizio. E quindi c'è stato un allontanamento, un procrastinare e la storia è come se fosse, si fosse disciolta, no? Nelle nebbie, fosse evaporata. Questa persona adesso diceva si è svegliata, io non capivo perché, dico perché ti svegli, solo perché l'altro si allontana. Non basta. Qui avevamo proprio lotta di coscienza, c'era qualcosa che bloccava entrambi, tra l'altro, e mi è balzato fuori, grazie a Dio. Questo 10 di spade dice matta, 10 di spade dice grazie a Dio, sì, perché la situazione era in balia di altro, c'era attesa ma non c'era azione. Qui c'è stata una chiusura dalla quale si genera una rinascita, quindi questa persona ha chiuso una relazione e con certa prudenza, diciamo, sta già considerando eventualmente di riaffacciarsi nella vostra vita, però per adesso è considerare. Andiamo a vedere che cosa succederà. Qui si riapre proprio la danza, eh? È un cavaliere motivato dalle stelle, quindi è una persona che ha una speranza che lo anima e che dà questa energia di ritorno. Avevamo al taglio proprio anche dei tarocchi, la classica carta del giudizio, quindi insomma è un resuscitare dal passato. Guarda caso, questa è proprio una carta che implica resurrezione, quindi qui il quadro finalmente si è completato. Mamma quanta paura. Ha chiuso, ma non è definitivamente libero, eh? Ve lo dico. Beh. Allora, qui si è liberato dal gioco.
questa persona che pesci sono usciti da sotto la montagna e vorrebbe parlarvi anche per risolvere delle sue inquietudini, una persona ancora in piena risoluzione della sua situazione. Queste tre carte, se si tratta di una persona che era sposata, questa si sta separando, c'è un giudizio di mezzo, un giudizio intendo un ricorso, una separazione, un divorzio, insomma, vedete proprio, ed è, non è in stato avanzato, perché è sotto, lui risulta ancora come persona, lui o lei, come persona impegnata, come persona che sta lottando legalmente per questa cosa. Quindi adesso in questo momento la prendiamo come persona che è uscita, diciamo, dall'oppressione di una relazione che non funzionava più, che ha un grande desiderio di parlarvi, ma che di sua spontanea volontà non si muove perché è nel pieno del macello qui, sta proprio affrontando situazioni molto pesanti. Vi trova per caso qui non è niente di premeditato. Ha sperato a lungo e sta sperando di trovarvi. È rimasto deluso un po' di volte. Ha sperato di vedervi, di trovarvi o di comunque avere qualche segno da parte vostra, però fino adesso è andato tutto niente, anche eventuali possibilità di parlarvi o di sentir parlare di voi sono andati a finire in niente. Vi trova perché vi trova, vi vedete, qui c'è proprio il vedersi, no? Quindi potreste vedervi da lontano, quindi essere entrambi in un posto e vedervi da lontano, e allora lì poi vi avvicinate e c'è sicuramente una conversazione. È un incontro inaspettato per entrambi, certamente, ed è un incontro che vi arricchirà. Quindi vi darà delle notizie importanti riguardo alla situazione e che vi farà rinascere la speranza. Mi fa sorridere il fatto che a fronte di energie così pesanti, no, di questa persona che, come vedete, è nel pieno proprio dello svolgimento di un'azione di divorzio, di separazione, insomma, di annullamento del suo stato di persona impegnata con tutto quello che comporta a livelli proprio di giustizia. Qui è chiaro che è una lite in tribunale, quindi qui non è un ci siamo lasciati di comune accordo. No, però ha molta fretta di farvi sapere questa cosa, ma allo stesso tempo ha questo bivio, no? Lo faccio o non lo faccio, dovrò farlo o non dovrò farlo. Andrà bene, andrà male, quindi per adesso è stato, pur con tutte queste energie così forti, fermo lì, no? È proprio, è una contraddizione personificata, no? Questo uomo, questa donna. Ha sperato, molte volte ha sognato di potervi vedere, ha rimpianto i momenti che avreste potuto avere, non quelli avuti, che avreste potuto avere insieme, quindi c'è un grande desiderio di recupero, di ripresa, allo stesso tempo di paura. Però, dicevo, la cosa che mi fa sorridere è che poi nel momento in cui vi vedete qui e da lontano potrebbe essere ovunque, secondo me più verso sera può succedere all'imbrunire o quando ancora non c'è luce, quindi non è buio, quindi o è alba o è tramonto, ma appena vi vedete subito gli parte la parlantina, questo mi faceva sorridere, una persona così provata in questo momento, così triste anche per molti versi, però appena mi vede e ricominciate a parlare è come se diventasse, non so, un turbinio di energie positive. Saranno cose che vi rallegreranno e vi riaccenderanno, come vi dicevo, la speranza in questa storia. Naturalmente non si capisce come andrà, ognuno di noi ha la propria visione della propria personalissima situazione, ma sicuramente quello che è chiaro è che vi si riaccenderanno le speranze. Questa persona è super entusiasta, no, di avervi visto, di avervi ritrovato al punto che si scioglie proprio la lingua e ricomincia a parlare
parlare, a dire, a raccontare, anche quasi con frasi inizialmente sconnesse, perché gli deve proprio dire tutto quello che ha da dire, è diciamo che ritrovarsi con questi, in queste condizioni promette bene. Poi lo ridico, non è questo l'argomento e quindi non lo possiamo sapere. Però diciamo che è una cosa promettente e che questo incontro, se lo vorrete, potrà avere un seguito, perché lui ora non cerca altro, voi si riaccende la speranza, insomma, vi incontrate, fate faville, questa persona, sì, mi rendo conto, non è del tutto libera, però insomma lo sarà. Ha davanti a sé un periodo pesante, ecco, questo magari voi direte, io quello non me lo voglio vivere, vedrete voi. Però ha già iniziato, quindi non è che vi dice mi voglio separare, mi voglio allontanare, no, è già in pieno. E questo comunque lo so che non è il magico mondo incantato, però è la sicurezza che avverrà. Ecco, quindi magari è un momento antipatico, difficile, pesante, ma che poi darà un risultato favorevole se quello che volete è tornare insieme. Che dire, questo era quello che ci diceva questa stesa. Direi che anche qui molto ben delineata questa persona, pertanto chi è rimasto è perché proprio aderisce almeno a una delle due cose fondamentali, quindi voi vi siete allontanati perché c'erano impedimenti. E anche questa cosa, o la sapete o la saprete presto, che si sta proprio separando, che la situazione è finita, ok? Beh, potrebbe ricominciare tra voi due o cominciare tra voi due. Quindi, intanto che aspettiamo anche qui in tempi brevissimi che si verifichi questo incontro, mi raccomando, per voi che avete scelto il bouquet, mettete il like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Facebook, e come sempre io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao!